Beh, riprendo quello che ho detto prima, credo che oltre al valore intrinseco di celebrare questa giornata mondiale della sicurezza e della salute dei lavoratori, la cosa importantissima per noi oggi è questa riunione di 5 ordini professionali. Ho detto che è un evento per me unico, non ne ricordo un altro, e me non sono più tanto giovane, ma non ne ricordo un altro. Quindi questo va a testimoniare due cose. Primo, che queste professioni hanno in mente il valore della multidisciplinarietà di molte nostre attività e del campo della sicurezza in particolare. Ma secondo, che le nostre professioni sono portatrici di cultura, tra queste la cultura della sicurezza è sicuramente una delle più importanti. Gli ingegneri in particolare sono presenti nei luoghi di lavoro, nei luoghi della vita. Noi siamo presenti nei cantieri, nelle aziende, siamo presenti nelle scuole, negli ospedali, insomma un po' dappertutto. Quindi noi con la nostra presenza capillare possiamo essere effettivamente portatori di questa, con le nostre competenze, di questa evoluzione culturale che io auspico, perché è vero che negli ultimi 30 anni è stato fatto molto. Prima il Presidente degli Avvocati ci raccontava come già i principi fondanti della nostra Costituzione introducevano valori della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma in realtà quelli sono principi. Poi ai principi bisogna far seguire delle norme attuative che siano pratiche da applicare. Ecco, noi credo che in questo siamo portatori proprio con la nostra competenza di quel valore che dicevo prima, che significa in realtà far comprendere che anche le aziende, le imprese e le attività che curano in particolare gli aspetti della sicurezza, come altri aspetti, per esempio quella tutela del territorio, sono aziende e imprese che possono garantire un'efficienza migliore anche della propria capacità lavorativa e quindi fornire prodotti e servizi migliori.